Nella parte alta della città medievale di Gubbio, nel complesso della cattedrale dedicata ai santi Mariano e Giacomo, sorge l'antico Palazzo dei Canonici, sede del Museo Diocesano. La raccolta d'arte ripercorre la storia bimillenaria di questo luogo, così come di tutta la diocesi eugubina, che i documenti descrivono già viva nei primissimi secoli dell'era cristiana. La sezione archeologica, collezione Alboni Bonitatibus, allestita nella sala del capitolo, presenta una ricchissima raccolta di reperti ceramici greci, italioti, apuli ed etruschi, dal VII secolo a.C. fino all'epoca classica, tra cui due kyulikes, coppe da vino in ceramica utilizzate nella Grecia antica. Al secondo piano ha sede la Pinacoteca, dove sono ospitati esempi di pittura e scultura del 200 e 300, tra cui le splendide tavole dipinte dall'eugubino Mello. La pittura quattrocentesca è rappresentata da opere della bottega di Ottaviano Nelli, di Taddeo Di Bartolo e da uno splendido ciclo di affreschi con scene della Passione di Cristo provenienti dalla cripta della chiesa di Santa Maria dei Laici. Un piviale fiammingo rinascimentale, finemente decorato, rappresenta la punta di diamante della collezione di paramenti sacri e suppellettili liturgiche che costituiscono le sale del tesoro collocate nell'ex refettorio. Opere di artisti del XIII-XVI secolo, quali Benedetto Nucci, Cristoforo Roncalli, il Pomarancio, Salvi, il Sassoferrato e Giusto di Gand, completano l'offerta artistica del museo. Il piano terra, infine, ospita la botte dei canonici, enorme contenitore ligneo per vini del XVI secolo, autentica rarità per tutti gli appassionati di storia dell'enologia.